Sono nato in una società dove purtroppo la donna non ha avuto nessuno diritto, sempre la donna era uno strumento da buttare fuori. Parlo dell'Afghanistan, da quando è arrivato il fondamentalismo, sempre la donna era sottomessa. Sono nato e cresciuto in questa realtà. Nonostante tutta la violenza che fondamentalisti hanno messo contro le donne e la popolazione da quel paese, la figura della mia mamma è una figura importantissima. Era. Come lo sappiamo bene, che il fondamentalismo quando va sempre va contro le donne. Perché tante volte il fondamentalismo va contro le donne? Perché la libertà dell'uomo viene dalla donna. Quando sottomettono le donne, prendono quella libertà educativa che la mamma ha verso il figlio. La mia mamma. Un grande esempio della mia vita era. Mi ricordo in tempo dei talibani in Afghanistan, avevo 12 anni, dove nelle strade i talibani frustavano le donne perché dovevano essere coperti con la burqa. Quando vedevano una donna scoperta, quando vedevano una donna che camminava da sola nella strada e la frustavano nella strada. Io tante volte vedevo mia mamma e dicevo mia mamma, 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 quando divento grande mi compri una frustata, voglio frustare. Mia mamma mi diceva, guarda, mentre stanno frustando quelle donne, vedi i bambini che stanno piangendo. A te piace che loro mi frustano e tu mi guardi. Quelle parole, quel momento sono parole dette, ma quando una persona che come me che ha fatto un percorso diventa la parola più fondamentale nella vita. Il mio cambiamento dal prima del 2008, che ero una persona totalmente fondamentalista, attualmente sono una persona che lotto per i diritti delle donne e lotto per la libertà delle donne, è tutto grazie alla presenza delle donne nella mia vita, la presenza delle sorelle, la presenza della mamma e la presenza della compagna della mia vita, è tutto. Tutto nasce la presenza delle donne nella vita. Anche religiosamente, la religione, qualsiasi religione, cristianesimo, islam, l'ha dato la libertà grande alla donna. Addirittura in islam, dove tante volte confondiamo fondamentalismo con la religione islam, ma ci dimentichiamo che in islam, in Corano, definisce il paradiso sotto i piedi della mamma, importanza della donna. In cristianesimo, l'importanza della donna, dove fa capire che Gesù, che poteva arrivare da solo, ma viene da una mamma, l'importanza della donna. Allora, prima di qualsiasi cosa, se un uomo, prima di violentare una donna, un attimo deve pensare che quella donna può essere una mamma, quella donna può essere la sua sorella e quella donna può essere il compagno della vita.